Gli Arsetica, Enzo e Monica finalmente si sposano. La regia è di Lello Arena, un film da vedere, c'è una comicità tutta napoletana imperdibile. Seguite il servizio. Lello Arena torna alla regia dopo un pochino di tempo, torna a far ridere perché il suo mestiere è mestiere far ridere, ma in questo film oltre a ridere si anche sorride, c'è una sottile intelligenza comica. Questo non è un male, nel senso che bisogna proprio essere comici 3D a 360 gradi, cioè bisogna mantenere una tensione comica sempre, anche nelle scene nelle quali, come dire, come nel film, si parla di argomenti importanti come possono essere la maternità, la voglia di integrarsi, la necessità dopo una perdita consistente di lavoro di entrambi di rimediare. Quello che succede è che sotto c'è sempre una linea di comicità che sostiene tutto, anche nei momenti più, come, più complicati del film, però i comici questo devono fare, i comici devono far ridere, sorridere, e se ci riescono, invece di fare semplicemente il solletico, devono proprio entrare, il cervello. Ecco, devono entrare proprio profondamente. Quello che una cosa sulla quale ci eravamo accordati con Enzo e Monica è che loro dovessero essere dei clown nobili come sono, capaci di creare delle maschere che piacciono ai bambini come agli adulti, alle mamme come ai figli, ma invece purtroppo in giro ci stanno tanti pagliacci, per cui lasciamo agli altri il compito di essere pagliacci e noi facciamo i clown. L'arte di far ridere è un'arte nobile ma anche molto molto importante. La metamorfosi della comicità dalla smorfia ad oggi quanto è cambiata? E non, ahimè, non cambia, nel senso che i comici hanno una tragedia che li accompagna, che è quello che devono far ridere, perché il comico nel suo lavoro è social, per cui se un comico fa una battuta e la sbaglia, tutta la sala sa che in quel momento ha sbagliato la battuta. Se invece c'è uno che fa un bel monologo triste, tu non saprai mai se quello a fianco si sta emozionando veramente, per cui i comici hanno questa croce addosso che devono far ridere, perché i comici che non fanno ridere non sono comici. Grazie Lello. Ecco, ci mancherebbe. Voi li conoscete, sono gli Arsetica, Enzo e Monica. Vabbè. Che io devo fare un complimento in particolare a Monica. Brava Enzo, perché nei video sembra un po' più cicciotto, ragazzi, c'ha una linea invidiabile. Monica è bellissima ed è normale dirlo, però nei film lui... Ma non lo posso far vedere perché andiamo comunque... Siamo in un orario, una fascia oraria protetta. Tartaruga, cose, vedete, no? Sì, quella ce l'ha in tasca, vabbè. Veniamo al film, che può sembrare una commedia leggera, invece poi tratta temi molto importanti, anche di grande attualità, però facendo ridere le persone. No, ma perché dobbiamo parlare del film? Parliamo della mia linea, di quanto... Ma che sono un tra la linea tua, vattene, vai via! No, allora... È una commedia dove si ride, innanzitutto. Ci abbiamo messo tanti temi. Diamo la possibilità di riflettere. C'è, nel film c'è. Sono tutti e due i tipi. Ci aspettavamo tutti. Sì, no, c'è, nel film c'è. Non tradiamo mai i fan dello Chatouche. Abbiamo messo tanti temi. Se la gente vuole riflettere, viene e riflette. Se non volete riflettere, venite. Passate 90 minuti di divertimento. Basta. Senza dire niente a nessuno, che non avete riflettuto, il botto proprio. È un po' un film di denuncia. Sì, speriamo che non denunciano a noi quando vedono film, però. È un pericolo che non correte, venite a vedere questo film perché veramente è una commedia esilarante, battute a raffica, a ripetizione. Ci abbiamo provato. La Maria Santi fa impazzire in chiesa, che sei incredibile. Grazie. È un inno alla risata. Bene, sì, ma oggi si deve ridere, questo no? Cioè, teniamo tanti guai, ma almeno veniamo al cinema e facciamo il risato, no? È così. Va benissimo, ragazzi, venite al cinema. Finalmente. Grazie. Sposi dal 25 gennaio, aspettiamo. Tutte le migliori sale. Pure le peggiori. Pure quelle così così, dovunque. Nando Mormone, Nando, una storia nel mondo dell'arte, una produzione anche importante in questo caso.
No, vabbè, abbiamo provato sempre come artigiano, non è la produzione come artigiana, a fare qualcosa. Il cast è importante comunque di spessore. Sì, il cast è importante, anche il lavoro vicino, soprattutto il lavoro vicino è stato ancora di più curato. Cioè quello che uno può fare quando fa il produttore artigiano del cinema, procurare sempre di più il prodotto. E quindi uno si è impegnato. Una eccellenza campana nel campo artistico, lo possiamo dire. C'è una regia importantissima, Lello Arena. In questo caso abbiamo, è una cosa voluta fortemente da me, di unire le due generazioni, di portare Lello come generazione insieme agli altri e incrociare queste generazioni. Sì, perché questa cosa può dare qualcosa in più quando c'è la volontà, e nel caso specifico Lello aveva voglia di mettersi in gioco in questo senso, non faceva il film da regia, potete immaginare, da molti anni, e quindi questa è una roba meravigliosa perché siamo divertiti. Diciamo che la prova è stato promosso perché noi abbiamo visto il film e va visto, va bene, allora ecco. È una commedia esilarante straordinaria. Ah vabbè, questo mi fa molto piacere. Noi il film, insomma, per noi innanzitutto le persone devono divertirsi e ridere. Poi se riusciamo anche minimamente a far emozionare va bene, ma la roba che ci interessa a noi è che il pubblico, le persone sanno che vengono a vederci, passano un'ora e mezza di allegria. E in questo caso ci siamo riusciti egregiamente, grazie Nando. Grazie a tutti quanti voi, grazie mille.